La Corte europea mi ha avvisata tramite una mail che avrebbe pubblicato la sentenza questa mattina alle 10 e quindi io stamattina alle 10 sono andata sul sito della Corte e ho visto la sentenza. Quindi questa mail le era Mi arrivata era arrivata prima di precedentemente? Natale. Ah, beh, dunque, non è una notizia nuova, diciamo, per la sua famiglia, avete già festeggiato. Ma veramente, questa mattina alle 10 io ero a casa con un bambino malato, mio marito era al lavoro, per cui non so come dire. Allora, facciamo un po' chiarezza. Tutto questo si riferisce ad un'iniziativa che ormai ha Allora, se qualche vuole le faccio anno. tutta la storia dall'inizio, Ma tanto è sempre la certo, stessa. ma certo. Mi dica. Allora, nel 99 è nata la nostra prima figlia. Mio marito è andato all'anagrafe e ha chiesto di darle il solo cognome mio, materno. E gli è stato rifiutato. Allora siamo ricorsi al Tribunale di Milano. Il Tribunale di Milano ci ha dato torto in primo grado, torto in appello e in Cassazione. La Cassazione ha mandato la questione alla Corte Costituzionale. Siamo andati a Roma alla Corte Costituzionale, la quale, dopo averci sentito, ha deliberato che sì, avevamo abbastanza ragione nella sostanza, però ci sarebbe stato un vuoto legislativo e quindi rimandava la faccenda alla Cassazione. La Cassazione a questo punto nel 2006 ha stabilito che la nostra prima figlia dovesse avere il cognome del padre. E a quel punto noi abbiamo fatto ricorso alla Corte europea, era il 2006. È passato dunque un bel po' di tempo. Sì, e sono, ci ha messo 7 anni. Nel frattempo sono arrivati in Cassazione i ricorsi per gli altri figli, che Perché sono lei nati ha altri appunto, due figli, che altri 2 figli, del 2001 e del 2003. sono un'altra Loro, femmina e un maschio. una femmina o maschio, sì. Il problema era che la Cassazione nel caso, in questi ultimi 2 casi, aveva deciso di deliberare a sezioni riunite. Quindi noi rischiavamo che ci fosse una sentenza di Cassazione che dava alla prima figlia il cognome del padre e una sentenza di Cassazione che dava agli altri 2 figli il cognome della madre. Non potendo rischiare l'unità familiare in questo modo, abbiamo ritirato i ricorsi per gli altri 2 figli e quindi abbiamo fatto ricorso alla Corte europea e la cosa è finita lì. Poi nel 2011 noi abbiamo chiesto al Ministro degli Interni attraverso la Prefettura di poter aggiungere il cognome della madre al cognome del padre. Nel 2013 ci è stato concesso a gennaio dell'anno scorso, noi abbiamo potuto aggiungere il mio cognome al cognome di quello di mio marito. Cusam, appunto, ma una grande tenacia. Va forse specificato che A, suo marito è avvocato e Mio marito è questo avvocato, sì. forse ha aiutato anche Ha a aiutato proseguire molto. in questo cammino. B, dobbiamo dire perché avete fatto tutto questo, forse perché avete voglia di giustizia, ma ci sarà anche qualche altra ragione. Cosa vi ha spinti a richiedere inizialmente che il suo Ma cognome... io ho avuto il desiderio di passare il mio cognome ai miei figli prima ancora di avere figli, ma mi sembra una cosa abbastanza naturale per un genitore. Non è un desiderio che è esclusivo del genitore maschio, è anche un desiderio del genitore femmina. E Non c'è. aveva ragione di farlo proprio perché pensa che sia semplicemente un diritto, che questo ci fa progredire in quanto Sì, società o non era anche... legato al mio cognome specifico, se mi fossi chiamata Rossi sarebbe stato lo Sì, questo stesso. immagino. C'era chi scriveva in questa mattinata abbastanza densa dal suo punto di vista, credo, che c'era anche la volontà di trasmettere un'eredità, tra virgolette, filantropica legata a suo padre. Così o no? Questo sì, però io l'avrei fatto anche se mio padre non fosse stato un filantropo. Io desideravo trasmettere il mio cognome ai miei figli più di quanto lo desiderasse mio marito e quindi essendo una coppia normale nella quale le cose vengono discusse, lui era d'accordo nel venire incontro a questo mio desiderio. La sua prima figlia, per cui tutto è iniziato, dalla quale tutto è iniziato, che cosa le ha detto? È felice di questo? È una battaglia che condivide? La prima figlia è esattamente nella posizione degli altri due e tutti e tre i figli sono piuttosto contenti. Ha speranza che cambi davvero qualcosa? Deve intervenire il Parlamento, bisogna legiferare. Questo è l'invito che arriva molto energico da parte della Corte. Ma io non sono un parlamentare e quindi non ho nessun tipo di conoscenza specifica dei tempi parlamentari, però io credo che i diritti non siano residuali rispetto ad altri temi
su cui il Parlamento deve esprimersi.